1000 milioni di fatti a mano è una puttanata, ma si capisce da lontano, ma che cazzo, raga? Bentornati su Quello sul Gaming. Oggi sono quello sul gaming più che altro perché si parla di me e quando si parla di me è giusto che io in qualche modo intervenga. Ora, l'avrete sicuramente letto dal titolo, parliamo di commenti negativi. I commenti negativi che stanno arrivando sotto l'ultimo video dedicato a Olgen su Starfield. Mi sono permesso, proprio all'uscita dello showcase, parlandone con Yotobi e Faust, parliamo di videogiochi, di dire che 1000 pianeti su Starfield siano troppi e che in effetti non potevano essere fatti a mano perché il contenuto sarebbe stato troppo. Se andate a ribeccare quel pezzo, dico esattamente queste parole. Per me su Starfield è troppa roba significa che hanno dovuto tralasciare per forza di cose qualche situazione. Una di queste situazioni per me era la generazione del pianeta. Ovviamente c'è chi ha detto spari sempre cose a casaccio, fatto sta che il giorno dopo Todd Howard dice no, guardate che i pianeti saranno procedurali, sarà una tecnica mista, ma è ovvio che usiamo il procedurale, tant'è che l'abbiamo usato in altri giochi, bla 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 bla. Il punto della situazione è commenti negativi. Cioè quello che non riesco a far percepire a volte è quanto in effetti a me non interessi più dei commenti negativi. Quando sei online, purtroppo o per fortuna, c'hai tantissime persone che ti seguono e giustamente puoi dire una cosa fuori luogo oppure puoi sbagliare oppure semplicemente puoi dire la tua. Quando si parla quindi di commenti negativi o positivi c'è sempre una soggettività che bisogna andare a valutare e quindi questo video nasce dalla community perché ho letto una cosa su QDSS Army e quindi mi sono detto sapete che c'è? Adesso ne parlo, cerco di chiarire, tant'è che sono solo e Mario sta appena arrivando. Fai ciao! Sembra che è arrivato appena dal mare. Sì, ma non me lo sbattere a terra. Vabbè, i commenti negativi è diventato un unboxing. Ah, ma... Vabbè, c'è anche l'originale. Ah, giusto. Scusate. È perché ha voluto fare questa cosa da testimone. Ho ricevuto un regalo molto bello. Poi vedrete perché l'ho fatto. E questo è l'originale, fatto a manina. E questo penso che sia quello colorato. Lo volete vedere? Mo dovete aspettare. Da Michele e da Luigi, no? Stavo parlando di sti commenti negativi. Soggettività, prima di tutto. Quindi, nel momento in cui dite non so che ci fa Red Dead là in mezzo, è perché ognuno di noi, a suo modo, ha un'opinione diversa. E tutte queste opinioni diverse vanno a creare un qualcosa di unico e irripetibile. Una di quelle cose che potrebbe effettivamente succedere è invece una roba positiva, ovvero ma guarda che belle tutte queste opinioni differenti che riescono a coprire un po' tutte quante le previsioni, le situazioni all'interno della parte gaming. Io, lo sapete, sono un videogiocatore, non sono un esperto, che se ne dica non sono un esperto di videogiochi. Posso romperlo? Che bello. Non sono un esperto di videogiochi, mai detto di esserlo, ma né io né il buon Sinergo. Che bella che è. Ora non si vede un cazzo, devi ripetere. Vabbè, questo me lo attacco in casa. Comunque il punto è bello avere dei pareri differenti. Io cerco di parlare di un punto che viene spesso poco affrontato nel mondo videoludico in generale e se alcuni dei detrattori mettessero magari il nasino fuori dalla loro porta si accorgerebbero che ci sono delle aziende che per andare bene, per lavorare, devono fare, creare, vendere e lo fanno non perché sono anime pie ma perché
se non guadagnano, non possono effettivamente mangiare. Cioè, rendiamoci conto di questo. E il marketing è una parte fondamentale lato videoludico ed è interessante capire come venga sponsorizzato un gioco. Nessuno ha messo il peso sul fatto che siano state lanciate così all'interno dello showcase Microsoft questi numeri, completo casaccio, no? 100 sistemi, 1000 pianeti. Ok, ma fatevele due domande. Come fa un videogioco a essere ben fatto se ci sono 1000 pianeti esplorabili? Sono tanti 1000 pianeti. Non è che potete metterci una persona per pianeta. Quindi anche la comunicazione passa per determinati punti che diventano importanti perché danno modo di chiacchierare alla gente, così come ha fatto Starfield. Ora, mi dispiace che voi, alcuni di voi detrattori, mi dicano lì non c'entra nulla, Redez, probabilmente, non lo so, è soggettivo il parere. Il punto è che cerco di dare un punto di vista completamente differente dagli altri, ok? Da non esperto, da un videogiocatore qualunque a cui piace un determinato tipo di giochi. E ripeto, io sono uno di quelli a cui Fallout è piaciuto tantissimo, tranne il 76. E questa cosa qui non viene percepita a volte. Sembra che uno spara a merda soltanto per il gusto di sparare, invece che mettere i dubbi giusti che dovrebbero avere le persone, invece di comprare il gioco prima del lancio soltanto perché uno ti ha detto: ah, 1000 pianeti sono tutti fatti benissimo perché sono confezionati, sono esplorabili. Di Starfield non sapete ancora nulla, probabilmente già sono partiti con i preordini ed è questo che mi piacerebbe arrivare a veicolare in qualche modo. Cioè, cercate di riflettere con la vostra testa. Anche se uno ha un parere che non vi suona buono in quel determinato momento, siate un po' più critici. Ma 1000 pianeti fatti a mano è una puttanata, ma si capisce da lontano, ma che cazzo, raga? Siate un po' più critici, ecco. E poi, vabbè, io cerco di dare dei pareri differenti. Se volete capire, capitelo, se no, amen. Io sto là, voi no. 1000, oh, ma 1000 pianeti!